Dunque sfuma il ritorno di Emmanuel Cascione. Il Cesena, che lo ha avuto in prestito dal Parma, chiede soldi per liberarlo. A queste condizioni il direttore generale Giorgio Repetto era stato molto chiaro: non si tratta. Ecco allora pronta l'alternativa. Mirko Eramo, classe 89, ex Crotone, che la Sampdoria darebbe senza problemi in prestito alla squadra di Pasquale Marino. In dirittura d'arrivo la trattativa per l'ingaggio del terzino Andrea Rispoli, classe 88, di proprietà della Parma, ma in prestito alla Ternana, praticamente fatta per il ritorno di Caprari. Questi dettagli, i cartellini di Frascatore e Piscitella, quest'ultimo è in comproprietà alla Roma, la metà di Caprari al Pescara. Il club biancazzurro potrebbe inoltre rinunciare al diritto di riscatto pari a 500.000 euro sulla cartellino di Viviani, che non intende fare più anticamera. Il nazionale under 21 vuole giocare, a Pescara è chiuso da Brugman, potrebbe finire al Latina, ma lo ha richiesto anche la Virtus Lanciano. Naturalmente deciderà la società giallorossa. Reparto offensivo, soluzione Parma per Ante Vukušić, l'annuncio nelle prossime ore. L'attaccante croato in comproprietà al club emiliano, che in cambio cede gli interi cartellini di Rossi e Schiavi, che sull'argomento giorni fa si era espresso così: vedo stima da parte della società, e quando un giocatore ha stima da parte della società si sente importante. Facendo un excursus della tua carriera, tu sei giovane, hai 27 anni, nel pieno della maturità, diciamo così, vai per i 28, sei un po' un girovago del calcio, no? Sì, io quando sono arrivato qua in estate ho detto che quest'anno era un anno molto importante per me. Mi dispiace solo che il Parma non mi ha dato mai l'opportunità di dimostrare, mandandomi comunque in prestito a squadre costruite per vincere. Diciamo che hai raggiunto la definitiva consacrazione, maturità, ecco, chiamiamola così. Spero di dimostrarlo ancora in queste 21 partite che mancano. Tornando invece al cammino della squadra, segnatamente alla sua metamorfosi, questa è l'analisi del difensore napoletano. La squadra ha capito che in Serie B, se non calci gli attributi e ti difendi in 11, non si va da nessuna parte. È cambiato l'atteggiamento tattico da un certo punto in poi della stagione, insomma da quella famosa trasferta di Reggio Calabria. Modulo conta e non conta, perché ripeto, come avete visto in campo, è cambiata la mentalità, la squadra non molla mai, i primi a difendere sono gli attaccanti. La squadra si è abbassata un po' di più rispetto a quanto non facesse all'inizio della stagione, quando giocava forse anche meglio. Io non credo, perché comunque è normale che andando sempre in vantaggio la squadra tende ad abbassarsi. Il bilancio invece personale di Raffaele Schiavi è assolutamente positivo, qualche problema all'inizio, l'infortunio contro la Juve Stabia, qualche altro contrattempo, però nelle ultime giornate davvero valore aggiunto della difesa, e più hanno detto, peccato per l'assenza a causa squalifica contro l'Empoli. Sono contento, però credo che posso dare ancora tanto. Con l'Empoli è capitata, perché comunque che è andato in campo ha dimostrato di poter far parte di questa squadra. C'è stato qualche altro anno in cui invece ha fatto meglio? Hai fatto campionati importanti. Lecce, Vicenza, spero che si ripeta anche quest'anno. Diciamo che siamo sulla buona strada. Sì, siamo sulla buona strada. Comunque a Lecce quell'anno abbiamo vinto il campionato, speriamo che si ripeta la stessa cosa.